nuovo video. Oggi prodotti finiti, è già un po' di tempo che li sto mettendo da parte per valutarli con voi. Darò un voto da 1 a 10. Chissà come saranno, ma prima sigla e poi il video. Primo prodotto, struccante bifasico. Questo l'ho preso all'Eurospin e sì, l'ho finito perché giusto ce l'avevo, ma ops, a me personalmente non piace, troppo unto, mi lascia la pelle troppo unta e non mi piace. Quindi voto da 1 a 10, 4. Poi questo è una crema viso sembra, una crema viso magnolia, scusate, effetto lifting, questa anche questa l'ho finita, l'ho usata giusto perché ce l'avevo, voto 4, non mi piace. Poi sempre in tema di Eurospin, ho preso questo prodotto Dexal per lavatrice. Questo qui devo dire che va bene, è ottimo, un bel 7, sì, un 7 va bene, sì, buono. Poi sempre dall'Eurospin, ammorbidente armonia di rosa della Dexal, 3. Non sa di niente, non sa di nulla. Anche questo l'ho preso perché ero l'Eurospin, per non andare in un altro supermercato l'ho preso, però... Ma io questi prodotti dell'Eurospin non è che mi piacciono molto, eh. Quindi un 3, non mi piace, non sa di nulla. Poi sempre ho preso, scusate, sempre all'Eurospin, Dexal sgrassatore gel profumo al limone per i piatti, no, non è per i piatti, scusate, questo è uno sgrassatore, non è per i piatti, è un lavapavimenti, lavavo i pavimenti con questo, ma anche questo 5, 4, lo mettevo poi con un altro prodotto perché anche questo non sa di nulla. Io preferisco spendere dei soldi in più ma avere dei prodotti buoni, che quando lavo i pavimenti o lavo by vetro lo faccio con l'aceto, che ho già fatto un tutorial, la casa sappia di pulito, non di nulla. Quindi anche questo, cosa ho detto, mi ricordo, 5, sì, un 5. Sempre, avevo fatto spesa all'Eurospin, quindi la candeggina profumata Dexal per quello che devo fare, va bene, un 7, va bene, anche questa è andata. Ecco, poi ho preso Rio Boom Boom, questo qui l'ho visto dei video di vari tutorial di prodotti appunto finiti che usavano questo Rio Boom Boom, l'ho voluto provare. Diciamo che non è il mio massimo del profumo, del pulito, però rispetto a tutti gli altri sì, è buono. Almeno la casa profuma. Probabilmente ho sbagliato io la profumazione, profumo di talco, non mi piace particolarmente tanto il profumo, però lava e profuma, questo un bel 7, sì, anche questo un bel 7. Come ammorbidente io uso Coccolino, questo sì un 8. Un 8 se lo merita tutto perché comunque sono prodotti fantastici, sono prodotti molto buoni, quindi questo un 8 va benissimo, sì, va bene. Poi un'altra cosa che ho preso, che ho finito, è il Dixan. Il Dixan che l'ho finito e comunque è buonissimo. È buono, 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 buono. Un 9, anche se adesso sto usando il Dash e devo dire che anche il Dash ha un suo perché, quindi un 9 anche a lui. Con questo il mio tutorial, che non è poi un tutorial,
il mio video dei prodotti finiti è finito. Vi invito a mettere un like se non l'avete ancora fatto, grazie, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi, attivate la campanella notifica e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!